Sono stati assicurati alla giustizia i tre giovani che lo scorso 3 ottobre a Morbegno rapinarono un giovane disabile mentre era in attesa del proprio treno. Due di loro sono stati arrestati nella nostra provincia, il terzo in Sicilia. Il comandante provinciale dell'arma, Marco Piras, è decisivo avvertire tempestivamente le forze dell'ordine. Il 10° capitolo della Valtellina Wine Trail sarà ricordato per i 3.700 atleti da 43 nazioni, per i tre percorsi, per una piazza Garibaldi a Sondrio piena all'inverosimile, ma non solamente. Nella maratona svettano Elisa Desco e Luca Del Pero, ma sono tante le storie da raccontare. A Livigno, negli ambulatori Acqua Granda, un weekend di screening ed esami senologici grazie ad una nuova iniziativa dell'associazione di volontariato Cancro Primo Aiuto. Massiccia l'affluenza. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Tele Sondrio News. Sono stati assicurati alla giustizia i tre giovani che lo scorso 3 ottobre a Morbegno rapinarono un giovane disabile mentre era in attesa del proprio treno. Due di loro sono stati arrestati nella nostra provincia, il terzo in Sicilia. Il comandante provinciale dell'arma, Marco Piras, è decisivo avvertire tempestivamente le forze dell'ordine. Vediamo il primo servizio. Nella serata del 3 ottobre scorso, nella stazione ferroviaria di Morbegno, avevano derubato del proprio denaro, oltre che di un berretto, di un paio di auricolari e di un pacchetto di sigarette, un giovane disabile che era in attesa del treno per fare rientro a casa. Quei tre, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, di nazionalità straniera, ma tutti residenti in provincia, sono ora stati assicurati alla giustizia. Due di essi sono infatti stati arrestati nel proprio comune di residenza, il terzo nelle scorse ore in Sicilia, nel territorio comunale di Pachino, nel Siracusano. Da parte dei militari dell'arma tenenti alla stazione di Morbegno, assieme ai propri colleghi del comando di Sondrio e della caserma di Pachino, un'attività di indagine svolta in maniera molto rapida ed efficace. C'era proprio del personale che stava transitando lì per la stazione, aveva notato questo movimento, per cui è riuscito ad avvicinare quasi subito la vittima della rapina che era appena capitata e quindi è riuscita ad indurlo subito a raccontare quanto era successo, il che ha permesso alla vittima di sporgere quasi subito querela e di svolgere quindi delle indagini molto tempestive. Decisive nella risoluzione del caso anche le immagini delle videocamere di sorveglianza, attraverso l'analisi delle quali i carabinieri sono riusciti ad identificare i tre responsabili della rapina, uno dei quali, come detto, si era nel frattempo recato in Sicilia, nella provincia di Siracusa, dove è poi stato arrestato. Ma fondamentale è stata la rapidità di comunicazione tra la vittima e i militari, sin da subito entrati in azione. Sono dinamiche molto negative, a volte preoccupanti, perché chiunque può incappare in una situazione come questa ed essere avvicinato da malintenzionati che vogliono rapinare, ma l'essenziale è collaborare subito con i carabinieri e avere fiducia sul fatto che i carabinieri possono immediatamente intervenire e risolvere queste indagini, però con la collaborazione delle vittime. I carabinieri ci sono vicini alla gente, vogliono fare proprio questo. I tre arrestati sono ora detenuti nelle case circondariali di Sondrio e di Siracusa in attesa degli interrogatori di garanzia. È già stata definita l'edizione dei record. Il 10° capitolo della Valtellina Wine Trail sarà ricordato per i 3.700 atleti da 43 nazioni diverse, per i tre percorsi, a iniziare da quello da 42 km, per la piazza Garibaldi a Sondrio, stracolma per l'arrivo degli atleti, ma non solamente. La ricetta sport, enogastronomia, promozione del territorio si conferma dunque vincente. Nella maratona svettano Elisa Desco e Luca Del Pero, ma sono tante le storie da raccontare. Il servizio è di Paolo Croce. Una gara unica del suo genere? Troppo facile dirlo oggi. Un albo d'oro che da solo sta facendo storia? Anche qui, quasi scontato. È impossibile dare un titolo, un'etichetta alla Valtellina Wine Trail che ha tagliato il traguardo delle 10 edizioni. La corsa, anzi le tre corse, rappresentano un'invidiabile vetrina per il nostro territorio, per i terrazzamenti e per le cantine. E siamo orgogliosi, con la nostra diretta sul canale 85, di aver contribuito alla promozione e diffusione dell'evento. E poi c'è naturalmente l'aspetto agonistico. La prova da 42 km è incoronato Elisa Desco e Luca Del Pero, che hanno tagliato il traguardo fra due ali di folla nella centralissima piazza Garibaldi di Sondrio. Il Laviano, dopo il successo dello scorso anno, ha concesso il bis con il tempo di 3 ore, 15 primi e 30 secondi. Alle sue spalle, staccato di poco più di 4 minuti, Andrea Rota davanti a Francesco Nicola. Nella femminile, Elisa Desco entra nella storia di questa gara vincendola per la quinta volta in 10 edizioni. Per lei è un tempo finale di 4 ore e 34 secondi. Alle sue spalle l'azzurra di trail Camilla Spagnol e una strepitosa Alice Testini.
Nella gara da 21 km partita da Chiuro, da segnalare il successo di Daniel Antonioli in 1:32.53 davanti a Massimiliano De Bernardi e al malenco Alessandro Rossi. Nella femminile, primo posto per la britannica Sarah Williott in 1:44.17, un podio completato dalla rientrante Barbara Bani e dalla vincitrice dello scorso anno Gaia Bertolini. Nella Sassella Trail di 13 km, successo per Lorenzo Beltrami in 58.49, in campo maschile dunque, una vittoria importante, così come importantissima anche la firma nel femminile, quella di Elisa Sortini, 1:07.43. E ci sarebbe ancora tanto da raccontare, a iniziare dal grande lavoro di organizzatori e volontari, ma lo faremo nei prossimi giorni perché la Valtellina Wine Trail non dura una settimana, ma tutto l'anno. E domani un servizio con le voci dei protagonisti di questa edizione del Valtellina Wine Trail. Cambiamo discorso a Livigno, negli ambulatori Acqua Granda, un weekend di screening ed esami senologici grazie ad una nuova iniziativa dell'Associazione di Volontariato Cancro Primo Aiuto. Massiccia l'affluenza, ne parliamo nel prossimo servizio. Livigno incontra la prevenzione, due giornate dedicate allo screening senologico, quelle del weekend appena trascorso, grazie ad una preziosa iniziativa portata nel Comune Alpino dall'Organizzazione di Volontariato Cancro Primo Aiuto. L'appuntamento presso gli ambulatori Acqua Granda in una Livigno abbondantemente imbiancata dalle nevicate di questi giorni. La prevenzione è un qualcosa che non solo deve servire a individuare ovviamente i casi patologici, quindi le donne che hanno un disturbo o qualcosa devono arrivare alla nostra valutazione, ma deve essere diffusa su tutto il territorio per essere veramente efficace. Quindi quando si parla di screening e quindi prevenzione secondaria, è più efficace quanto più l'aderenza, l'adesione alla popolazione è alta. E va detto, è stata davvero massiccia la partecipazione della popolazione femminile livignasca e dell'Alta Valle a questa due giorni di screening. La possibilità di fare indagini per quello che è il tumore femminile più frequente, il carcinoma della mammella incide per il 12% nella popolazione femminile ed è importante che le donne imparino che non è possibile fare una vera prevenzione senza fare una sorveglianza regolare attraverso le indagini strumentali. Abbiamo avuto ampia partecipazione da parte delle donne di Livigno, soprattutto donne giovani in questi due giorni, donne che non hanno mai eseguito esami ecografici e mammografici, quindi un primo accesso a degli esami di prevenzione molto importanti e anche donne che hanno già eseguito esami mammografici con il programma di screening regionale che avevano bisogno di integrare con l'ecografia mammaria. Un grazie di cuore all'Associazione Cancro Primo Aiuto che ci ha voluto supportare ed aiutare in questo nostro progetto. Diciamo che sicuramente associazioni come queste sono di vitale importanza per quanto riguarda la nostra popolazione, come comunque tutta la popolazione femminile, ma anche comunque non dimentichiamoci anche per quello che riguarda la popolazione maschile. L'obiettivo è sicuramente quello di continuare con queste giornate, ne faremo sicuramente anche l'anno prossimo, quindi davvero grazie a tutti i collaboratori e grazie a chi si è messo in gioco per fare un'azione davvero importante per Livigno. 20 anni fa l'attentato di Nassiriya, oggi la commemorazione a Sondrio presso il Sacrario Militare del Parco della Rimembranza, la presenza delle massime autorità civili e militari della città, del ventennale della strage irachena e della 15ª giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Vediamo il prossimo servizio. Comandante Piras, 20 anni fa esatti i fatti di Nassiriya con la morte di 19 persone, 19 italiani, 12 di questi erano carabinieri, militari dell'arma. Oggi le commemorazioni qui a Sondrio. Commemorazioni che sono rivolte a tutti i caduti militari e civili nel corso delle missioni militari di pace. E in particolare qui a Sondrio, dopo aver reso omaggio a tutti questi caduti, abbiamo ricordato quelli che caddero 20 anni fa a Nassiriya. Militari, quelli dell'arma, che erano stati mandati lì in missione di pace per aiutare quella popolazione che era martoriata da una situazione molto grave. Militari che erano andati lì con l'intenzione di aiutare, di portare pace, di far sì che lo Stato iracheno potesse rinascere. Questo era il mandato che avevano dato le Nazioni Unite. Invece incapparono in un vile attentato portato avanti da persone che
attaccarono la base maestrale dove era a distanza il reggimento dei carabinieri MSU e celandosi dietro a dei vestiti civili, insomma, perché il mezzo non era certamente classificabile come un mezzo militare, riuscirono ad avvicinarsi e a compiere quell'attentato molto vile. Morirono quelle persone che però sono morte nell'adempimento del loro dovere. Persone che facevano servizio lì in quel momento, ma che normalmente facevano servizio in altri reparti in Italia. Abbiamo anche, per esempio, qui nella provincia di Sondrio, un militare che fa servizio in una stazione, eppure quel giorno era proprio lì, e che oggi quindi è un, possiamo dire, un reduce di quell'esperienza, e che oggi continua a fare il suo lavoro. Teatro Sociale di Sondrio, gremito per il premio della Fondazione Costruiamo il Futuro di Maurizio Lupi, in collaborazione con Edison e Pro Valtellina. In evidenza il lavoro dei volontari e l'impegno di enti e associazioni. Consegnate in totale 75.000 euro a 34 associazioni di 15 comuni valtellinesi e valchiavennaschi. Il tutto porta a 240.000 il contributo donato in questi anni. Ma quello che conta è anche il messaggio che arriva a Maurizio Lupi. Dire grazie è importante, ma non basta. Chi aiuta gli altri deve essere sostenuto anche dal punto di vista economico. Vediamo. Raccontare il bene aiuta a fare del bene. Sono infatti tanti gli esempi positivi, le occasioni per respirare una bella boccata di ossigeno. 500 persone hanno dunque riempito il Teatro Sociale di Sondrio per il premio Edison, che ha coinvolto 34 associazioni di 15 comuni, premiate con un totale di 75.000 euro. Sono i veri eroi del quotidiano, io li chiamo così. Madre Teresa diceva che una goccia nell'oceano è solo una goccia, ma senza quella goccia l'oceano non consisterebbe, ed è il motivo per cui più che solo raccontarli, più che solo dirgli bravi, c'è bisogno anche di dargli una mano concreta, e la concretezza del premio che facciamo è proprio questo aiuto in denaro. L'obiettivo della Fondazione è, nel corso degli anni, insieme con Edison, insieme con tutti gli altri sponsor, riuscire a dare una mano a tutte le associazioni di volontariato sportive presenti su questo territorio. Con la Fondazione giocano questa partita Edison e Pro Valtellina per celebrare il lavoro dei volontari, l'impegno di enti, associazioni, realtà spesso di piccolissime dimensioni, che però si spendono a favore della comunità. Oggi siamo arrivati alla quarta edizione, con oggi distribuiremo in totale su 4 anni quasi 300.000 euro. Hanno partecipato in questi anni circa 500 associazioni e abbiamo premiato direi oltre 300 associazioni diverse. E Pro Valtellina c'è, come sempre. Le associazioni sono una risorsa importantissima per il nostro territorio, sono un valore aggiunto che quindi noi oggi riconosciamo con questo, diciamo così, apporto simbolico ma significativo per la loro attività e per poter far sì che possano andare avanti e sempre meglio. Da citare il premio speciale Emilio Rigamonti, istituto in memoria dell'imprenditore scomparso quest'anno, e l'unione con la Valtellina Wine Trail. Una menzione speciale per il tralcio ed educare insieme, ma tutte le associazioni meriterebbero di avere una copertina. La Fondazione Costruiamo il Futuro ci fa anche quest'anno il regalo di venire in provincia di Sondrio insieme a Pro Valtellina, insieme a Edison, per dare dei giusti riconoscimenti alle nostre associazioni che fanno tanto sul territorio. Valchiavenna e Valtellina, Bassa Valle come Alta Valle, Sondrio e non solo. Fare del bene e aiutare gli altri, come ci ricorda la Fondazione Costruiamo il Futuro, è un modo di vivere che può essere contagioso. In IHL Divisione 1, e parliamo di sport, l'Hockey Club Chiavenna coglie la vittoria per 4-1 a spese del Pieve di Cadore, partita tirata sul piano nervoso a causa delle scorie lasciate dalla sfida dell'andata. La squadra del tecnico sloveno Pavel Kavcic sale così al quarto posto in classifica. Vediamo. Il merito, ben lo sappiamo, è tutto dei ragazzi dell'Hockey Club Chiavenna, ma ci piace pensare che con le nostre dirette TV sul canale 85 del Digitale Terrestre anche noi un po' portiamo bene. Sta di fatto che la squadra del presidente Tenka in prima divisione si è sbarazzata anche del Cadore con il risultato di 4-1. Avversario in vantaggio, ma poi Chiavenna ribalta il punteggio, segno di una crescita non solo fisica ma anche di convinzione grazie al lavoro del tecnico sloveno Pavel Kavcic. Di Tava, Gherardi, ancora Gherardi e Podolski, le firme sui gol contro un Pieve di Cadore molto
molto aggressivo e falloso, che ben presto però ha capito di non avere di fronte la squadra incontrata e battuta nella prima di campionato. Sfida tirata anche sul piano nervoso, perché l'andata aveva lasciato alcune scorie. Emozionante il terzo risultato consecutivo da che siamo sotto la guida del nuovo allenatore. Questa sera abbiamo superato il Pieve di Cadore in classifica e siamo quarti, una grande prestazione di tutta la squadra, bellissimo ritmo in campo, lo spirito, questo è Chiavenna che entusiasma e regala emozioni. E la vittoria, tenuta nella consueta cornice di pubblico e passione del Palaghiaccio di Chiavenna, consente il sorpasso in classifica proprio ai danni del Pieve di Cadore. La squadra valchiavennasca è al quarto posto. Nel prossimo turno si gioca ancora in casa, domenica, contro il Davis Milano. La stagione è ancora lunga, la classifica è tutta da scrivere. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni con il TG di Telesondro News. Buona serata.